siamo ufficialmente qui insieme a Sara Alice Manis, che ha scritto il libro Book a Book. Quindi entriamo nel... mi sono scordato il banner, lo mettiamo così, in maniera estemporanea. Vedi, mi sono scordato tutto, mi sono scordato la faccia sopra. Ma è il bello della, vorrei dire, della diretta, ma anche della registrazione. Sì, 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 a me sono delle registrazioni, ma le vivo come diretta, non faccio tagli. Esatto. È una diretta registrata, indifferita, quindi va bene così. Conferisce naturalezza alla, alla nostra chiacchierata, che poi è anche più bello, no? Ah sì, infatti sì, infatti sì. Stavo dicendo, Sara ha scritto un libro con Book a Book, quindi approfondiremo quello che è stato il suo percorso dal crowdfunding alla promozione, perché diciamo mi fa piacere parlare di questo. Ma Sara è un po' diversa dagli autori che io finora ho contattato, perché finora ho sempre parlato con chi ha scritto un libro di fantasy o fantascienza, poi ovviamente ci sono tantissime sfumature nel mezzo, più per bambini, più per adulti, e ovviamente i sottogeneri del fantasy e della fantascienza. In realtà Sara ha scritto un libro che non parla, cioè che non è un libro, una storia, una trama, ma ha parlato di un racconto che tra parentesi io ho adorato e penso di aver letto almeno 3-4 volte quando ero giovane. Non lo leggo da forse 15 anni, ma l'ho letto 3-4 volte perché era uno di quelli che mi piace molto all'epoca, e quindi mi ha colpito. Ovviamente ha qualcosa a che vedere anche con quelle che sono le mie scelte editoriali, quindi diciamo gli autori che interpello, e fatta questa sorta di premessa un po' nuvolosa per cercare di attirare anche chi si trova a guardare per sbaglio la puntata, passo a te la palla e così ci sveli il mistero del tuo libro e poi andiamo avanti. Vai. Bene. Dunque, il mio libro... Prima cosa, diciamo, non è un romanzo, ma un saggio letterario, quindi un genere un po', non voglio dire neanche ostico, perché in realtà non lo è, c'è un po' un preconcetto verso la saggistica, però ecco, è sicuramente diverso dal romanzo. È però su un romanzo, cioè un saggio letterario sul romanzo Dracula di Bram Stoker. Pietra miliare, vorrei dire, della letteratura gotica / horror, perché poi lì c'è anche il problema della definizione del genere di appartenenza. Comunque è sul romanzo Dracula di Bram Stoker, che è una pietra miliare, ma dal mio punto di vista un pochettino negletta, perché poi è una delle motivazioni per cui ho scritto il saggio, perché tutti conoscono Dracula, il personaggio Dracula, il vampiro, quella immagine diciamo preconfezionata e ormai nella mente di tutti del vampiro, che è l'uomo col mantello lungo, con i canini aguzzi, eccetera. Moltissimi conoscono il Dracula cinematografico o anche letterariamente parlando, ciò che è venuto grazie a Stoker e dopo Stoker, ma ahimè, almeno per quel che io ho potuto riscontrare, molti di meno sanno che Stoker è l'iniziatore della figura di Dracula così come la conosciamo oggi, e molto pochi sanno che il romanzo è di Bram Stoker, chi fosse Bram Stoker, che Bram Stoker eventualmente ha anche scritto altro. Per cui, ecco, il mio saggio diciamo che mira da più punti di vista a restituire dignità non soltanto alla figura letteraria, che ancora prima è figura folclorica e poetica, ma restituire dignità anche all'autore del romanzo Dracula, a far conoscere un pochino e più, a diffondere un pochino di più la sua immagine, qualche notizia interessante su di lui, e soprattutto... Uno, diciamo, che degli scopi che mi proponevo nello scrivere quest'opera è stato quello di invogliare alla lettura del romanzo. Ragione per la quale ho cercato, pur parlando di saggistica, di rendere questa saggistica il più divulgativa possibile, il meno pesante possibile, in modo che ad approcciarsi al testo potessero essere un po' tutte le tipologie di lettori, semplici curiosi, chi magari era già appassionato di gotico e di vampiri, chi poteva essere interessato alla saggistica, insomma chi si fosse eventualmente approcciato al testo per motivi diversi, non necessariamente un esperto del settore. Ok, una prima domanda che ti voglio fare è, non tanto perché l'hai detto il motivo per il quale l'hai scritto, ma più che altro quando
ti è venuta l'idea di affrontare questa storia? Perché diciamo ce ne sono tante, avresti potuto fare un approfondimento su altre storie, quindi qual è il tuo legame con questo libro, oltre ovviamente il fatto che sicuramente ti è piaciuto, e quando ti è venuta questa idea poi di dire ok, farò un libro che parla di questo? Diciamo che è una cosa che risale abbastanza indietro nel tempo, risale ai tempi universitari. Allora, questo testo nasce inizialmente come tesi poi rivista, adattata proprio alla forma divulgativa, però per spiegare com'è che ho voluto scrivere di lui risaliamo ancora più all'origine, diciamo. Io penso che ad avvicinarmi a Stoker e quindi al suo capolavoro, perché poi ribadisco ha scritto anche altro, siano state più affinità nei confronti dello scrittore. Allora, io ho studiato lingue, ho studiato come interprete, quindi ho viaggiato un pochino e ai tempi dell'università avevo un pallino che era quello dell'Irlanda. Mi ha sempre attirato l'Irlanda, il verde della natura irlandese, il suo folklore ricco di personaggi, di folletti, di atmosfere, di suggestioni, e quindi a tutti i costi ho voluto passare un periodo della mia vita, mentre ancora studiavo all'università, proprio in Irlanda, a Dublino. Stoker era di Dublino, questa cosa già me l'ha fatto in parte amare. In più, come sappiamo, l'Irlanda è un'isola. Io vengo da un'altra isola che è la Sardegna. Più mi avvicinavo a Stoker e più me lo sentivo vicino, perché anche dal punto di vista storico, la sua isola si è trovata a vivere certi momenti storici e certe vicissitudini e certe cose che vivono solo le isole da un punto di vista geografico, e quindi di conseguenza anche Stoker come isolano. Quello che visse l'autore furono delle contraddizioni interiori proprie dell'isolanità, diciamo così. Quindi nacque in Irlanda ma visse a Londra per lungo tempo, viaggiò in America perché fu anche addentro all'ambito teatrale, quindi fece delle tournée teatrali in America, e come tanti isolani visse questo binomio, questa contraddizione interiore tra la voglia di appartenere alla propria isola e l'amore per la propria terra e la necessità di evadere, di vedere altro, di provare altro, di uscire dalle piccolezze che a volte sono proprie di un territorio così chiuso, così a sé stante. E quindi questa è stata un'altra cosa che, insomma, più leggevo della sua vita e della sua poliedricità, della sua voglia di scoprire, e più me lo sentivo mio. Quindi queste due motivazioni sono state senz'altro importantissime. Poi c'è da dire che io, che da sempre sono un amante della letteratura, per un lungo periodo della mia vita ho amato soprattutto il genere gotico, e quindi questo è stato, diciamo, il terzo elemento che mi ha avvicinato. A livello di folklore, di figure più o meno mitologiche, mi hanno sempre attirato moltissimo, da una parte il vampiro e dall'altra la strega, quindi anche lì si trattava di sceglierne una. Diciamo che il prossimo libro sarà sulle streghe. Ma magari, mi piacerebbe avere il tempo di approfondire. Magari, essendo un saggio, va sempre bene. Come dire, se i libri possono appassire, un saggio no, perché alla fine è cristallizzato negli eventi che già successi, e quindi può essere anche una cosa da fare tra 3 anni e 5 anni, quindi non di fretta. Prima di andare avanti e fare una chiacchierata un po' sulla vita dell'autore, quindi magari scoprire anche altri libri che io ti dico sono il primo a non conoscere, perché di lui ho letto solo quel romanzo, ti chiedo, per quelli che magari sono più giovani o magari non hanno mai avuto modo di leggere questo romanzo, di invogliarli alla lettura. Quindi, insomma, sicuramente avrai i tuoi buoni motivi per perorare la causa, comprate questo libro.
quindi un po' la storia, un po' la trama, quello che vuoi dire di questa, è i motivi per i quali si dovrebbe leggere, che ripeto, io ho letto 3-4, forse anche 5 volte quando ero più giovane ed ero anche un po' più appassionato a un fantasy dark, gotico, comunque a delle sfumature così, è un libro che ho letto più volte per tanti motivi, vediamo tu quali ci metti in evidenza per i quali si dovrebbe leggere, vai. Che domandona. Nel senso che poi sono tante le motivazioni, ovviamente pubblico diverso, magari aspetti da mettere in risalto diversi, però provo a cimentarmi con, diciamo, l'universalmente valido. Allora, io mi sono sempre definita ridendo vecchia dentro, in che senso? Che a me piacciono molto i classici in qualsiasi ambito, cioè non riesco a prescindere dai classici, né in letteratura, né in musica, né nell'arte. Io penso che rispetto a certi classici siamo debitori all'infinito e dovremmo quantomeno rendere omaggio a quelle opere da cui poi sono derivate tutta una serie di altre opere fino ai giorni nostri che riescono ad essere senza tempo, perché anche lette ora sono belle, interessanti, attuali. Allora, un aspetto secondo me interessante del Dracula è che non ci si aspetta da questo tipo di romanzo è l'attualità. Cioè, indubbiamente ci sono degli aspetti datati che richiamano al periodo vittoriano e che come tali sono subito individuabili appunto come datati. Ma d'altra parte ci sono comunque delle tematiche che rimangono universalmente valide e che oggigiorno lo sono più che mai. Ad esempio il tema del diverso, dello straniero, del forestiero e dell'accettazione della diversità. Come tante opere importanti, io credo che una delle cose più interessanti sia il fatto che non bisogna aspettarsi da Dracula soltanto la storiella del vampiro, l'atmosfera gotica, il sangue, i denti aguzzi, che pure sono cose che possono essere interessanti e che intrattengono facilmente. Bisogna entrare nell'ottica che ci sono tutta un'altra serie di tematiche sociali e politiche che a livelli più profondi di lettura risultano particolarmente interessanti. La cosa bella è che però, anche se non si volesse andare così attento ai livelli più profondi, anche solo una lettura superficiale, secondo me ancora oggigiorno risulta piacevolissima. Perché è ovvio che poi la figura del vampiro è andata avanti, che ci sono tutta una serie di esempi cinematografici per cui il vampiro è diventato il guerriero, soprattutto il guerriero, e magari è stata messa da parte la figura classica, altri esempi in cui si esalta l'aspetto amoroso della storia, insomma ci sono tutta una serie di immagini a cui ci hanno abituato oggigiorno, ma l'incredibile è che il romanzo di Stoker, rispetto a tutti questi esempi odierni, è molto più onnicomprensivo, perché se oggi magari in quel determinato film vediamo appunto solo il guerriero, in Stoker abbiamo il guerriero, abbiamo quella parte di vampiro classico, abbiamo il vampiro folclorico, abbiamo la storia d'amore che si intravede, un passato sentimentale che si intravede dalle parole del vampiro stesso, cioè abbiamo tutta una serie di cose che rendono questa figura molto più ricca secondo me di alcune trasposizioni odierne. Sì, guarda, io credo che sia forse l'aspetto che più mi ha appassionato della storia, perché poi comunque è molto, non pesante, però gotica, quindi c'ha quella forse pesantezza anche di quelle che è l'epoca vittoriana, di tutte quelle che erano le paure, tutte le problematiche, che comunque Bram Stoker l'ha scritto in un periodo che viveva appieno Settecento, l'Ottocento era come dire per noi il Novecento, quindi era dietro l'angolo, quindi non erano cose che noi adesso vediamo come lontani e vecchie. Però proprio come dicevi tu, il fatto che un personaggio non era solo il guerriero o come magari noi adesso si fanno vedere i vampiri, i giovani ragazzi e quindi la storia d'amore dei vampiri. Sì, poi c'ha i denti, poi fa altre cose. Invece no, era la storia di una persona, un personaggio che era diverso e che ovviamente aveva varie sfaccettature, che era un po' il modo di scrivere di una volta che adesso si è un po' perso, perché
ci si focalizza su un aspetto del protagonista o del cattivo e si guarda solo lì, mentre un tempo si scriveva un po' più tondo e quindi mettendo varie cose in campo. Sì, diciamo che l'opera è inaspettatamente complessa, secondo me, tant'è vero che poi nella lettura del romanzo si sprecano le interpretazioni. Allora, ti devo dire la verità, si è tantissimo scritto sull'aspetto erotico del romanzo. Io nel mio saggio ho tentato di non approfondire troppo quell'aspetto sul quale è stato già speso tanto di quell'inchiostro, secondo me a volte anche banalizzando un po' certi aspetti. Ben più interessante secondo me è invece il fatto che ci siano anche delle chiavi di lettura politiche, sociali, veramente interessanti, come ho già citato prima molto velocemente, anche solo le questioni politiche, l'integrazione delle minoranze nell'Europa di quel tempo, il problema della colonizzazione, dell'accettazione delle minoranze, della paura della colonizzazione inversa, cioè dello straniero, che rappresentava tutti quegli aspetti diversi e repressi durante il periodo vittoriano e che sarebbero potuti sfuggire di mano. Stessa cosa riguardo la figura della donna. Ovviamente, ecco, adesso non per fare della polemica sterile, la condizione della donna non è rimasta la stessa oggigiorno, però ci sono degli aspetti e delle problematiche che rimangono tuttora attuali. La dimensione della donna vittoriana che doveva essere angelo del focolare, che non poteva essere sessualizzante e sessualizzata, quella contrapposizione appunto tra l'angelo del focolare e la donna perversa e pericolosa, l'aspetto della donna nuova che stava emergendo, incarnata da Mina, uno dei personaggi fondamentali, che già riusciva ad avere quasi un aspetto lavorativo, a viaggiare da sola, insomma tutta una serie di cose che comunque secondo me molti non si aspettano da un romanzo del genere. E sì, no, vale la pena veramente leggerlo. Sicuramente a me, soprattutto in fase giovanile, certe sfumature sono sfuggite. Ecco perché poi l'idea di un libro come il tuo, che possa comunque aiutare ad aprire anche delle visioni che magari uno non ha, o comunque in maniera superficiale non ha colto perché l'ha letto da giovane, come nel mio caso, o comunque, diciamo, gli aspetti politici di integrazione, sinceramente io non ci pensavo assolutamente a 15-16 anni, quindi ovviamente sono dei discorsi più adulti, però è sicuramente una chiave di interpretazione interessante sia per chi scrive e sia per chi vuole comprendere come si scrive. Cioè, in sostanza, perché ti ho anche invitato, visto che io faccio queste dirette per poter dare dei consigli, suggerimenti a chi se le vuole guardare, io credo che da determinate monografie o comunque approfondimenti letterari, lo svisceramento di alcune storie, come diciamo hai fatto tu, un esordiente scrittore puoi anche imparare a scrivere. Scusate, bene. Ma prego, figurati. Dunque. Certo, assolutamente, io stessa per esempio quando posso cerco di fare domande a chi scrive per mia conoscenza personale, apprendimento personale. Dunque, ovviamente scrivere saggistica non è come scrivere narrativa. Mi piacerebbe tra l'altro un giorno cimentarmi con la narrativa. Allora, nel mio caso la saggistica presuppone senz'altro tutto uno stadio più o meno prolungato di documentazione, che poi mi verrebbe da dire, stessa cosa si fa anche per il romanzo, anche se magari in modo diverso, però anche lì la documentazione penso sia altrettanto importante, soprattutto se si scrive di certe cose. Però, insomma, nel mio caso, come dire, consigli di scrittura da parte mia, io quello che ho cercato di fare è rendere l'opera fruibile e leggibile e snella, perché magari la saggistica, una delle caratteristiche che può avere è quella di essere tra virgolette pesante e molto poco fruibile da chi non è addetto ai lavori. Quindi quello che ho cercato di fare è un lavoro di snellimento, ma sulla scrittura in sé per sé, ecco, forse sicuramente si può imparare di più leggendo il romanzo e prendendo spunto da chi sa scrivere, ecco. No, sai cosa dicevo io? Cioè, quando tu parlavi degli aspetti
integrazione di politica. Effettivamente, ora che sono più adulto, se dovessi mettermi a scrivere, sicuramente vedrei di inserire, magari, se è la storia di un viaggiatore che va in un nuovo paese, sicuramente ci penserei a metterci degli elementi che sono la il contrasto dal diverso, chi è questo, che vuole rubare il nostro lavoro, che vuole fare, perché ovviamente essendo più adulto certe cose le affronto. Però nella prima lettura, sicuramente nelle letture che io ho fatto di quest'opera, mi sono passate dentro addosso, ma magari non le ho nemmeno notate, perché ovviamente a 14-15 anni uno pensa altro. Quindi diciamo può essere anche un bello spunto vedere sviscerato un romanzo, in caso questo, però per chi volesse, anche magari chi è più giovane e vuole iniziare ad avere una critica letteraria, anche a comprendere come costruire una storia, perché effettivamente io sono d'accordo con te, sono anch'io un lettore, un anziano, un giovane anziano sono stato, nel senso che io ho letto Il Signore della Regna a 14 anni, ma prima mi ero già fatto tutto Ursula K. Le Guin, Asimov, Philip K. Dick, cioè tutti quelli che oggi potrebbero essere considerati autori pesanti, perché ovviamente scrivevano in un modo che oggi è improponibile. Se si scrivesse un libro come anche Dracula, se lo si proponesse, probabilmente l'editore direbbe: se ma taglia, ma fallo un po' più leggero, perché ovviamente si scrive in modo diverso. Però effettivamente è una grossa perdita che io vedo nei tanti romanzi, anche di autori un pochino più famosi, quindi non proprio di esordienti, di giovani alla prima esperienza, si è perso un po' quella rotondità dove prima magari tu un personaggio ti prendevi la libertà di scrivere anche un capitolo che era un po' fuori trama, però magari riuscivi a metterci degli elementi, ma l'obiettivo era quello di far vedere un'altra sfumatura, erotico, tanto per dire, anche se magari il romanzo è d'avventura o di guerra. Ed ad oggi si è un po' perso, e secondo me è un peccato, perché chi legge un libro gli piace anche sapere di più, se no adesso mi sembra, poi non so come la pensi tu, che i libri che stanno uscendo sono dei prequel per i telefilm e film, cioè pensati e scritti in una maniera che possa essere già fruibile e vendibile al cinema. Questo è un discorso parecchio vasto, mi vengono due considerazioni, perché non mi voglio dilungare troppo, ma è un tipo di spunto molto interessante quello che tu hai dato. Allora, mi viene da dire varie cose. Io appunto per il tipo di carattere che ho, sono sempre portata, o comunque molto spesso portata, a pensare che fosse meglio prima. Però poi ci sono delle cose, delle esperienze, delle occasioni nella vita che mi dimostrano che poi non è del tutto così. In che senso? Allora, una cosa che mi viene da dire è che comunque, tra virgolette, la censura da parte degli editori e la lamentela dello scrittore nei confronti dell'editore che voleva che il prodotto fosse diverso e più fruibile esisteva anche allora. A Stoker, per esempio, fu imposto qualche volta di cambiare dei finali, di ristampare con un finale diverso, perché magari si pensava che il finale che aveva scelto lui potesse essere troppo lontano dall'happy ending che il lettore voleva. Cioè, comunque, una sorta di indirizzamento dello scrittore verso un prodotto che potesse possibilmente essere di consumo c'era anche allora. L'altra cosa che mi viene in mente di dire è questa. Sì, è vero quello che tu dici, che oggigiorno tanta della letteratura di oggi è improntata al, come dire, alla possibilità poi di trarre una serie dal libro, oppure altra cosa, tanta della letteratura di oggi è semplicemente tanto di quello che viene pubblicato oggi è un prodotto che si sa già a monte che è vendibile, perché chi scrive è un personaggio già conosciuto, già accettato, che già piace. Addirittura, guarda, parlavo con una libraia 2 giorni fa
e mi diceva che il 95% di quello che viene pubblicato in Italia non raggiunge le 300 copie. Di quel 5% che rimane, pensa che tanta parte della letteratura che rimane, che supera le 300 copie, sono scrittori già conosciuti per altri ambiti. C'è il calciatore, c'è chi pubblica le ricette, c'è il personaggio politico, eccetera eccetera. Quindi un po' sembrerebbe il tutto un po' senza speranza, però poi ci sono, come ti ho detto, quegli eventi che mi fanno riacquistare questa speranza. Sempre in questi giorni, in realtà proprio ieri sera, sono stata alla presentazione di un libro nel mio comune di appartenenza qua in Emilia Romagna, di una scrittrice che io non conoscevo e che ho scoperto abitare proprio qui dove abito io, che scrive dei romanzi in parte autobiografici, in parte ispirati solo ad alcune cose della sua vita, scritti ma di un bene incredibile, un tipo di letteratura che tu penseresti che oggi magari possa non raccogliere consensi, e invece a queste presentazioni ho visto tanta gente che aveva voglia di leggerli questi libri, di ascoltare la presentazione, di fare delle domande all'autrice. Quindi qualche volta mi viene da pensare, un po' è vero, c'è un declino di certe cose. Per esempio, te l'ho detto, io sono amante dei classici, quindi mi viene da dire, ma non c'è più chi scrive in quel modo? Pensa che il mio autore preferito è Dostoevskij, quindi in termini di ritratti della complessità dell'animo umano, secondo me non ha eguali Dostoevskij. Allora ti viene da dire, quando fai il confronto con questi giganti, ma non c'è più qualcuno che abbia voglia anche di scrivere un qualcosa che magari non è così semplice, però dà una ricchezza, cioè, incredibile. Certo. E poi la gente non ha più voglia di accoglierli questi messaggi. Invece, secondo me, da una parte non è vero, cioè bisogna continuare a tentare di produrle queste cose, perché poi qualche volta il lettore, quando è messo alla prova, inaspettatamente recepisce meglio di quello che noi ci eravamo aspettati. Però bisogna somministrarglielo quel piatto un po' più ricco, non dare sempre per scontato che ci debbano dare solo le cose predigerite, perché sennò non siamo in grado. Noi siamo in grado, secondo me. Sì, diciamo, è un po' la problematica dell'editoria, che per vendere tende sempre, alla fine noi scegliamo quello che abbiamo disponibile, quindi se il mercato ci mette davanti 100 libri e sono tutti e 100 di facile lettura, quando arriva quel libro più difficile magari non siamo abituati e lo scansiamo, ed è un peccato soprattutto per i giovani, che ovviamente si confrontano con il genere young adult o teen o paranormal, queste cose che vanno molto. Però effettivamente la contrapposizione di poter dire sì, è giovane e mi sembra giustissimo che non ti devi appesantire, perché non è detto che tutti si devono leggere dei mattoni, ma proprio in termini di pagine, Spari Dostoevskij, l'ho letto anch'io, cioè è proprio un bel mattone, è pesante. Sì. Non è il classico libro che ti porti in metropolitana per dire mi porto un libro. E uno quindi, a caso. Sì, sì, un peso, mi porto un peso. Però effettivamente se l'editoria tende un po' sempre a puntare ai numeri, perché come hai detto giustamente tu, sono scarsissimi quelli che ne tendono, e ovviamente la casa editrice ne deve fare anche un discorso di incassi, quindi se si vende quello, se quello va bene, però è un po' un pericolo, perché poi alla fine noi siamo tutti noi quello che leggiamo, che guardiamo. E se guardiamo solo TV spazzatura, notizie, che il telegiornale ormai ce n'è uno ogni mezz'ora che parla o di politica o di guerra, cioè, sembra che siamo a Kabul sotto assedio o che anche noi siamo in Ucraina, non perché non si debbano parlare, ma porca miseria, cioè, ogni giorno c'è un approfondimento o politico e parlano sempre male, perché sta succedendo, moriremo, finiremo tutti in default. Allora uno becca le notizie da una parte che sono tragiche, si butta su quanto è più possibile sulla letteratura di svago, perché giustamente a un certo punto non ti puoi leggere un mattone se intorno a te tutti ti dicono che la vita fa schifo e forse non arriviamo a fine anno. Esatto. Puoi anche andarti a vedere un bel cinepanettone e dire ma vaffanculo tu e tutti i problemi, cioè qua è un continuo. Sì, però è un capisco, sì, sì. È un declino, sì. Perché effettivamente i giovani, se vogliono scrivere, se vogliono pensare, dovrebbero non stare troppo sui social. Io purtroppo lo sto facendo, sto tantissimo sui social, anche se non lo gradisco, ma mi sto rendendo conto che c'è gente che proprio vive sui social
ed è un dramma per chi si vive di 30 secondi, cioè ormai se fai le cose devono essere 30 secondi, 50 secondi, sì. E ovviamente, come io penso, se faccio sempre l'esempio dell'audio, i file audio che rendono leggeri una canzone perché levano frequenze, quindi comunque è un togliere. Se tu prendi un vinile e prendi un MP3, sentirai una qualità totalmente differente, perché effettivamente la compressione significa eliminare. Quindi se ci pensiamo ai libricini piccoli, ai pensierini, ai video di 3 secondi, cioè io penso che andremo verso la... non lo so, non lo voglio dire, però c'è un grosso tema nostro che è quello dell'inquinamento e le problematiche ambientali, ed è vero, però dovremmo pensare anche all'impoverimento culturale che porta a produrre capre, ma nemmeno per colpa loro, cioè io non voglio fare colpa a nessuno, ma se tu dai solo un tipo di cibo è inevitabile che poi uno non sta bene. Scusa questo. Guarda, tu oggi stai toccando tutta una serie di problematiche che mi sono molto care. Sto facendo di tutto per farti fare una puntata di 2 ore. Tu mi hai detto siamo sintetici. Ma io voglio il puntato. Allora, guarda, perché io sono tematiche nelle quali, detto volgarmente, sguazzo. Ma sguazzo perché... ancora una volta, sono tante considerazioni, davvero starei qua 2 ore e più. Anzi, ti ringrazio per questi spunti, perché sono cose belle di cui parlare, tra l'altro. Allora, delle volte penso che se riuscissi finalmente a trovare l'ispirazione per mettere giù l'incipit dell'eventuale romanzo che vorrei scrivere, ho pensato varie volte che forse, pur non avendolo mai creduto prima, se mi trovassi a scrivere, forse scriverei uno di quei romanzi distopici di una realtà futura, ma neanche tanto lontana, dove saremmo finiti molto male a causa di questa tecnologia. Allora, io non voglio neanche fare la parte di quella che vuole rinnegare in toto il progresso tecnologico, per carità, ci mancherebbe altro, né tecnologico, né sanitario, né tutto ciò che teoricamente va avanti, perché c'è anche un naturale istinto di crescita, dell'andare avanti, che penso sia connaturato nell'uomo e che... non è neanche giusto sopprimere in toto. Ovviamente deve essere soggetto all'utilizzo sia dello spirito critico che della coscienza. Quando questo andare avanti è un andare avanti per me non soggetto a questi due filtri di controllo, né all'etica, allora lì probabilmente stiamo andando male. Ovviamente c'è una logica molto più alta e più importante di tutti questi filtri che ho citato, che è la logica del profitto. Quindi la tecnologia va presa con le pinze per quanto mi riguarda. Tra l'altro non mi piace dirlo quando mi trovo appunto in occasioni pubbliche, però penso a questo, rifletto su questo, non solo da individuo ormai adulto e formato, ma anche da madre, l'abuso della tecnologia mi fa molta paura. Sicuramente proponendo un qualcosa di interessante che metta un po' in moto le celluline grigie di cui parlava Poirot, favoriamo una reazione positiva all'impoverimento a cui stiamo assistendo. Quindi, secondo me, anche se molto faticoso, laborioso e delle volte un po' lente, mai smettere di proporre qualcosa che vada anche oltre l'appiattimento generale. Poi, secondo me, se vogliamo vedere, cercare, prenderci la briga di cercare qualcosa di valido esiste, e che si trova sotto la superficie, e magari è più difficile da trovare, però diventa complicato perché lo devi proprio cercare, devi avere il metal detector, sì. Non ti viene proposto, o anche semplicemente dici lo trovo, no, devi proprio andarlo a cercare, quindi o te le vai cercando oppure sei fregato. Penso sia anche un po' tutto un percorso virtuoso, nel senso che una volta che tu inizi è più facile che cosa chiami cosa, capito? Io lo vedo per esempio nella mia esperienza personale, nel momento in cui faccio quel piccolo sforzo di avvicinarmi magari a quel contesto un pochettino più piccino,
diciamo più di nicchia, ma non voglio sembrare con la pozza sotto il naso, più di nicchia perché magari raggruppa meno persone ed è meno visibile. Poi da lì magari conosciamo un'altra persona che ci porta in un contesto, certo, simile, e come dire, vedi quello che è successo a me, conosco magari un'autrice che non conoscevo, che tra l'altro porta un pezzo di testimonianza anche storica importante, che dice, che scrive delle cose interessanti, e compro il suo libro, per dirne una, no? Sì, allora io mi riallaccerei, proprio perché non ti voglio far perdere tempo, perché sennò continueremo a parlare ancora veramente per tanto tempo. Mi voglio riallacciare al tuo libro, poi dopo vorrei tornare anche su qualche, magari qualche chicca, perché tu hai parlato che all'interno del libro, che è di Le origini di Dracula, ma soprattutto del suo autore, magari puntiamo un attimo a qualche racconto o qualche altra pubblicazione che può essere di interesse per gli altri per leggere, che magari hai scritto, hai messo nel tuo libro. Però adesso prendo lo spunto che mi hai dato, cioè bello che hai incontrato questa autrice di cui non sapevi l'esistenza e comunque hai scoperto una cosa che ti piace, al discorso del crowdfunding che tu hai fatto e alla promozione. Quindi il libro, come ho visto con tanti, nel crowdfunding è un bagno di sangue, che non so tu come è andata, ma siamo tutti quanti disperati, siamo usciti morti, chi è andato dallo psicologo, chi da chi ha iniziato a prendere lo Xanax, cioè ne siamo usciti tutti distrutti da questo crowdfunding, perché è stato per tutti complicato, perché diciamoci la verità, lo scrittore fondamentalmente non è un egocentrico, non è uno di quello che si mette lì in piazza a dire io sono, e quindi quando devi andare a chiedere si sente un po' morire, e quindi è stato complicatissimo, credo anche per te. Quindi sì, ti chiedo, come è stato il tuo crowdfunding, come è andata, se hai trovato qualche scamotaggio, qualcosa che ti ha aiutato, e poi dopo continui stesso tu la promozione di un libro un po' diverso, perché ovviamente non è ciao, ho scritto un racconto, parla di Il principe e la principessa, ma è ovviamente un approfondimento su un altro libro. Se tu hai trovato, non so, un modo di presentarti, o comunque anche obiezioni che magari possono essere state fatte, dire sai, vorrei presentare il mio libro, e poi dice ah no, non mi interessa, diciamo un po' di informazioni che possono essere di utile approccio per chi ci segue. Vai. Allora, andiamo per ordine, il crowdfunding. Dunque, quello che tu dici mi viene d'accordo, nel senso, il crowdfunding non è per deboli di cuore, o meglio, non è per chi non è esibizionista, perché poi c'è gente che invece magari anche a livello proprio di promozione della propria immagine è abituata magari a proporre qualsiasi cosa di sé come fosse un prodotto oggigiorno, no? Propone anche le proprie vacanze, il proprio cambio di abbigliamento, eccetera eccetera. Però per chi non fosse così, sì, proporsi attivamente nel crowdfunding non è semplice, perché presuppone un'esposizione da parte dell'autore notevole. Allora, io da questo punto di vista posso dire cosa mi ha facilitato il percorso. Allora, prima di tutto me l'ha facilitato la cognizione di causa, cioè il sapere bene a cosa sarei andata incontro. Io ti dico senza filtri che sono anche incappata, diciamo, durante proprio la mia campagna di crowdfunding in persone che avevano già avuto esperienza con questa casa editrice e che erano amareggiate perché non sono state, a detta loro, abbastanza aiutate dall'editore. Allora, io a queste persone ho risposto, e lo dico anche oggi, che per quello che è stata la mia esperienza, l'editore è sempre stato chiaro su quella che sarebbe stata la gestione delle cose. È importante però digerire bene il messaggio, cioè nel senso essere consapevoli del fatto che il crowdfunding con questa casa editrice si presuppone l'affiancamento di figure professionali in alcune fasi del percorso, però il lavoro tosto del trovare i potenziali lettori che preordinino il libro lo deve fare l'autore, e non c'è scampo, cioè lo devi fare tu, ti devi mettere in gioco. Tra l'altro hai raggiunto il traguardo, che non è semplicissimo, l'ho fatto vedere prima, oltre ai 200, che diciamo è il limite minimo per poi dar vita a tutto il percorso editoriale,
tu sei arrivata al secondo step, diciamo così, come loro lo definiscono, dei 250, che comunque sembra poco, perché dici, ne ho fatti 200, arriva a 250. Invece no, cari miei che ci guardate, se questi 200 è un'impresa, metterne altri 50 vicino è veramente un gioco al massacro per le persone. Bravo. Normali, per aver poi bravo, bravo, anche perché una volta che tu raggiungi quei 200, che sei veramente stremato, cioè quegli altri 50 che sembrano, come dici tu, in percentuale una minoranza, ma è quell'ultimo sforzo ulteriore che proprio sei già stanco, non sai più cosa inventarti, letteralmente, per trascinare dentro altri 50 persone, capito? Io quello tu che come ho sempre detto... riuscito in questo secondo miracolo? Perché già il primo miracolo, per il mio punto di vista. Come sei arrivata al secondo miracolo? Con la tempra, allora no, un po' con la tempra, con la resilienza, diciamo, un po' mi ha aiutato il fatto che io nella vita faccio il lavoro di commerciale, quindi io sono una venditrice. Però ti dico, sono una venditrice atipica, perché come dici anche tu, a me neanche nel mio lavoro piace andare a dare il tormento alla gente. E soprattutto non mi piace vendere fuffa, lo odio. Non mi piace essere molesta né inopportuna, per cui cerco sempre di propormi in maniera discreta. In più, diciamo che ho seguito quello che secondo me è stato un consiglio prezioso da parte della casa editrice, e che è il consiglio che mi sento di dare anche a tutti coloro che si dovessero cimentare in una impresa analoga, che è quello di non fossilizzarsi sempre solo sulla vendita di questo libro. Cioè, non ripetiamo a macchinetta il messaggio mi compri il libro, mi compri il libro, mi compri il libro, perché così, a parte che è un po' arido e riduttivo come messaggio, sia per chi lo ascolta che per chi lo propone, e poi ottiene l'effetto inverso. Ho provato invece, come mi aveva suggerito l'editore, a proporre dei contenuti, ovviamente contenuti la maggior parte sui social, perché poi la campagna di crowdfunding si è svolta nel mio caso in un periodo in cui le restrizioni da Covid erano importanti, quindi prevalentemente questi contenuti sono stati veicolati sui social, quindi una persona non social quale io sono, certo. Diciamo, dal canto mio io ho dovuto imparare per esempio a usare Instagram, ma proprio dall'ABC. Tuttora sono andata poco oltre la BC, però quantomeno sono riuscita a fare dei video da proporre nelle varie piattaforme, e ho provato ad approfondire alcuni aspetti del mio testo, e anche in alcuni casi ad andare oltre, perché magari raccontando a puntate dei piccoli aneddoti, approfondendo un aspetto del saggio, poi qualcuno ha anche fatto delle domande, si è creato un piccolissimo pubblico nel mio caso, perché poi io non ho grandi numeri, però qualcuno magari ha fatto una domanda, due domande, e da quelle domande poi io ho sviluppato altri approfondimenti. E sono andata avanti per un po' registrando queste puntate di approfondimento con degli aneddoti sull'autore, con un approfondimento sul gotico, qualcosa sugli altri autori relativi al gotico, qualcosa relativo al folklore. E così qualcuno comunque si è interessato anche strada facendo. Quindi questa è sicuramente una chiave. Ci vuole anche dell'insistenza, nel senso che quando tu vendi a un certo numero di persone, quelle persone poi si limitano a tenersi il libro sotto il cuscino, beh, ci fai ben poco con questo risultato. E allora ho cercato anche in itinere di sollecitare il più possibile magari anche la lettura della versione che era sul sito Book a Book non ancora editata, per avere poi un'impressione. È magari un po' di passaparola, perché anche lì, come dice l'editore, il passaparola è vitale, questa cosa è sì, vera. Diciamo, noi allora, i social, per chi lo vive e chi li usa, soprattutto i più giovani che sono nativi del mondo web e social, sicuramente prediligono, come dire, anche TikTok, per esempio il BookTok, l'InstaTok, nel senso quelli che consigliano i libri sui social. Però effettivamente, anche se quello in certi casi ci sono casi di persone nate che su TikTok, ragazze che hanno scritto libri e hanno venduto milioni di copie
ho citato tempo fa il caso di una ragazza che io non conoscevo, che uno mi ha detto, che poi sono andato a vedere, insomma questa nell'arco di un annetto è riuscita a fare quasi 1 milione di follower, ovviamente libro edito da Mondadori o da non so chi, e ha venduto uno sfacelo, tipo 200-300 mila copie. Se pensiamo a quello che hai detto tu prima, e quindi che comunque veramente poche persone arrivano a 1000 copie, cioè questa ha fatto le vendite di un Stephen King, semplicemente promuovendosi online, ovviamente nel suo target. Però il passaparola, che sia quello social, o quello degli amici che hanno letto il libro e lo consigliano, che fanno il post, o anche il passaparola inteso come le presentazioni in libreria, che in sostanza è un passaparola, l'autore va lì, fa ciao, ho scritto sto libro, vedi un po' se ti piace, un po' di gente se ci parla, e poi qualcuno, come nel caso tuo, di quell'altra attrice, ha detto sì, che bel libro, me lo sono comprato. Ed è una fase molto importante, mi ricollego, guarda, ti taglio proprio perché non ti voglio far stare troppo tempo, se no parlerei con te molto molto di più. Anch'io mi diverto, tra l'altro, però non vorrei, ecco, passiamo alla promozione, passiamo alla promozione. Quindi tu sei venditrice, quindi sinceramente potremmo parlare di tantissimo, da un aspetto commerciale, di come vendere una spazzola, una bellissima tazza o un libro, e che comunque sarebbe strategicamente molto interessante per chi deve magari promuoversi e non sa come farlo, perché non è un mestiere, quindi non è proprio una cosa che tu scendi e dici adesso scendo e mi vendo. Cioè sì, lo puoi fare, però fai tutti quegli errori che magari uno che ci lavora certe cose riesce a non farle, certe cose non farle. Però parliamo alla parte della tua promozione. Dato il tuo lavoro di venditrice, quindi sicuramente che hai conoscenze anche di marketing e tanti altri aspetti tecnici, quindi non romanzati e non d'affetto, come dire, ah, io farei perché sono l'autore. ho visto, ad esempio, sulla tua pagina, tu sei uscito su un giornale di Ischia, lo rimetto se lo riesco a trovare perché ci sono passato prima, giusto per dare qualche informazione a chi volesse tentare la strada dell'autopromozione, ma anche del self, perché spero che in tanti possano guardare queste chiacchierate. In questo caso, che tu sei uscito su questo giornale di Ischia, quindi non è né sardo e né romagnolo di dove vivi tu, quindi diciamo non ci poteva essere, poi non lo so, magari tu mi smentisci, un contatto familiare o locale, è comunque contattare una rivista giornalistica. Come è andata? Cioè, che, qual è lo sviluppo di questa cosa promozionale? Allora, io qua, ahimè, ti devo smentire, nel senso che un contatto c'è. Cioè il mio compagno è ischitano e quindi in questo caso io un pochettino sull'isola di Ischia qualche conoscenza ce l'ho, tra l'altro saluto Ischia in questo momento che non, vive un momento un po' drammatico. C'è stata una grandissima apertura e disponibilità da parte di chi opera all'interno di questo giornale. C'è da dire, io mi sono sì proattivamente proposta e c'è stata grande disponibilità nell'ascoltarmi e nel voler sentire la mia storia e pubblicarla. Non è perché addirittura, scusami se faccio questo dettaglio, perché magari può sfuggire a qualcuno, io l'ho notato, non c'è la copertina del libro, quindi tu eri in crowdfunding, perché poi leggo in basso qui in crowdfunding, quindi sei riuscita a uscire, come dico io, vendendoti una cambiale, che quando uno va in giro a dire ti compri il mio libro, va bene, dov'è? No, lo esce tra 6 mesi e quindi va in giro a proporre cambiale, ti pagherò. Sei riuscita a far uscire un articolo sul pagherò. Sì, esatto, ti dico anche una cosa, incredibilmente sarò sempre grata di questa cosa, sono riuscita a fare una presentazione in una biblioteca quando ero in crowdfunding e tra l'altro ero ancora in periodo Covid, una biblioteca di Ferrara, anche lì sono piccole occasioni che capitano grazie alla proattività personale, ma anche grazie delle volte al passaparola e all'iniziativa di anche conoscenze che vedono che stai portando avanti questa piccola impresa e dicono guarda, ma io avrei la possibilità di, ti interessa? E quindi tornando a quello che è necessario, mi viene da dire che sicuramente non bisogna mai perdere la speranza e l'atteggiamento proattivo e propositivo. E poi da cosa anche lì nasce cosa, cioè magari tu non te lo aspetteresti mai, ma una persona che non pensavi potesse essere interessata ha visto quello che stai facendo e vuole aiutarti inspiegabilmente.
sulla base del fatto che magari, non so, ti stima come persona, dà per scontato che quello che hai scritto sia scritto bene, si prende la briga di leggerlo. Quindi l'iniziativa personale è importante e porterà solo cose buone, porta anche porte in faccia, per carità, perché prima mi chiedevi, qualcuno ti ha detto di no? A voglia, a voglia, mi hanno detto di no quasi tutti per le possibili occasioni in presenza, cioè io adesso queste sono le cose che mi sono riuscite, però sai quante biblioteche ho contattato, quante librerie ho contattato che mi hanno detto no, il firmacopie non ci interessa, la saggistica non tira, è tutta una serie di cose, quindi c'è una percentuale che dice no, ma c'è anche una percentuale che dice sì, per cui tentare sempre. Questa è la libreria che dicevi con cui hai fatto la serata di presentazione anche, sempre lei? No, questa qua è una libreria di Bologna, se non ricordo male, forse era una libreria Coop, adesso non ricordo. Granarolo. Ah no, questa è la Biblion di Granarolo. Allora, loro no, non ho fatto. Ah, Granarolo. Sì. Non ho fatto presentazioni, però hanno gentilmente sulla fiducia messo a scaffale il mio libro. Poi dopo, insomma, nel mio piccolo, quelle poche copie che avevano prese sono state vendute, quindi hanno deciso anche di riordinarlo. E anche qua non è scontato che una libreria ti dia fiducia e metta il libro a scaffale, perché poi l'alternativa è semplicemente averlo a catalogo e su richiesta ordinarlo. Quando un libraio decide di mettertelo a scaffale è un grande segno di fiducia, che per quanto mi riguarda mi riempie sempre di gioia. E sì, in questo caso ti fermo, sì. Facciamo questa piccola parentesi brevissima di 30 secondi per sì. Chi non fosse addentro in questo mondo, che magari sta fuori e deve ancora entrare, l'autore si fa il mazzo quadrato per scrivere un libro e per trovare un editore, finalmente ci riesce, l'editore ha un suo agente o comunque si appoggia come per buca buca a messaggerie, va in giro a proporre dei libri, ma ovviamente non è che li può proporre tutti, ma alla fine chi ha il vero potere, o comunque diciamo chi decide materialmente quali libri stanno nella sua libreria, è il libraio. Quindi quando si è piccoli e non si è un grosso nome, certo stai a catalogo, ma non è detto che finisci in libreria. Esattamente. Quindi, anzi, io più volte ho detto, anche parlando con conoscenti eccetera, secondo me la campagna di crowdfunding è sicuramente un ostacolo grosso e bisogna rimboccarsi le maniche, però è fattibile con sforzi, ma è solo l'inizio. Cioè il fatto di arrivare alla pubblicazione non deve essere un arrivo. Non lo è, non è un arrivo, è una prima tappa raggiunta, un primo traguardo raggiunto, ma il tosto viene dopo, cioè nel senso che dopo aver raggiunto la pubblicazione non vuol dire riuscire a sopravvivere, non vuol dire vendere delle copie, non vuol dire conquistare il favore del pubblico. Guarda, non vuol dire voglio metterla un pochino più positivo, sai perché? Perché io sono in una depressione, noi qui siamo ogni sogno di delle... Allora, io dico questo, tra essere un aspirante scrittore, cioè guardare la nuvola e fare oh che bello, oh tu luna, essere un autore esordiente, ovviamente c'è un infinito in mezzo. Io nel mio caso sono autore esordiente, sto esordendo, c'è un gerundio perché non ho manco esordito ancora, sarà a gennaio, e ovviamente già quello è un grosso passo. Poi il secondo grosso passo, come dici tu, bravo, bravissimo, chiunque ci riesce a pubblicare con una casa editrice, hai già vinto una grossissima battaglia, ma non è finita, perché ovviamente da esordiente, da piccola, perché non scrivi quel libro che piace a tutti, ti devi sforzare. Però a fine anno, anno e mezzo, che si fanno i conti, tu sarai un autore che ha venduto, scusami, 500, 600, 700 copie, 1000 copie, bravissimo, superate le 1000 copie. Non è nulla, perché come autore non ci campi, perché economicamente non è un cavolo, però attenzione, sono piccoli passi che poi dopo, quando ti vai a proporre, vai lì e dici guardate, io sono l'ultimo arrivato, perché in fondo effettivamente sono l'ultimo arrivato, però prima mi ha pubblicato una casa editrice, poi mi piace o non mi piace ci sono riuscito, due ho venduto dei libri, ne ho venduti 700, ok, non ci facciamo nulla, però intanto io ho venduto 700 libri. Quindi come dicevi tu,
non bisogna demordere, bisogna sempre poi aspirare a migliorare, quindi bene riuscire a pubblicare, poi ovviamente ognuno fa quello che vuole nella sua vita, nel senso, certo. Io ho incontrato molte persone che pubblicate il libro l'hanno abbandonato per necessità, perché non sapevano promuoversi, io non lo so, però... Ma infatti, allora, attenzione, non vorrei appunto aver espresso male il mio pensiero, non volevo essere negativa, volevo essere realista, ma io non sono assolutamente negativa o triste. Io sono molto felice del risultato raggiunto, molto soddisfatta, continuo a perorare la mia causa e a proporre il libro in tutte le occasioni in cui posso e a osservare il contesto che mi circonda per trovare nuove occasioni. Penso tra l'altro che l'esperienza mi abbia già arricchito enormemente e nonostante diciamo il realismo di quello che ho detto, non credo che non ci sia speranza, assolutamente, e voglio dire, oltre alla fase di crowdfunding, se si arriva alla pubblicazione, secondo me il modo migliore di affrontare il tutto è sfruttare molto bene, sfruttare inteso in accezione positiva, quindi utilizzare, vivere, approfondire molto bene ciò che succede anche dopo, quindi c'è chi per esempio dopo la pubblicazione ha deciso di frequentare dei corsi di scrittura per migliorare le proprie capacità, questa per esempio è una cosa molto saggia secondo me da fare se si ha il tempo e anche la possibilità finanziaria, perché nella maggior parte dei casi se si vuole fare qualcosa di certo di qualità c'è una piccola spesa da affrontare, però per esempio questo è un modo molto proficuo e molto saggio di investire il proprio tempo successivamente alla pubblicazione se si vuole continuare in quest'ambito, continuare a leggere, imparare dai grandi. Ma guarda, io dico una cosa, poi dopo ritorniamo alla pagina di Wikipedia perché così ci diciamo qualche altra cosa su Bram Stoker, se no abbiamo parlato troppo, sì, di altro. Guarda, io lavoro in comunicazione e marketing, faccio tante presentazioni, tante cose le ho imparate, tante cose me le hanno spiegate, tante cose le ho lette nei libri, però effettivamente io vedo che tantissimo, e non sono perfetto perché non ho una buona dizione, mi perdo mentre parlo e quindi vado per la tangente, vedi anche con te, cioè diciamo non sono mirato, sono un po' caciarone, mettiamola così, però molti autori secondo me dovrebbero anche lavorare, magari un consiglio per chi ci segue, sull'aspetto di saper presentare e saper presentarsi, che non significa essere bello perché sennò io dovrei stare chiuso in casa, ma saper presentarsi e anche saper porsi, saper reggere quello che tu fai di mestiere, anche il problema col cliente, c'è un problema, siete in fiera, non è finito le brochure, arriva quello che ti dice voglio comprare tutto e tu non c'è neanche un bigliettino alla visita da dati, quindi problematiche dico anche le più assurde, nel senso molti autori che non fanno di mestiere i venditori o comunque non gli è capitato per lavoro di fare presentazioni aziendali, riunioni amministrative, cose un pochino più formali, magari forse buttare un occhio proprio perché siamo esordienti e ce la dobbiamo smazzare noi, non c'è poco da fare, anche su aspetti oltre che della scrittura di saperti vendere nell'ottica, sì, commerciale. Senti. Sì, alla fine sì, perché comunque anche la letteratura è comunque è vendita, è comunque un settore commerciale alla fine, quindi la cosa bella è che per me, che per esempio di mestiere vendo altro un prodotto che non è mio, per quanto io possa amare quello che faccio, il valore aggiunto di proporre il mio libro è che io vendo un prodotto che ho scritto io, che viene da me e quindi ovviamente posso garantire in prima persona ed è anche bello proporlo. E sì, quello che dici è assolutamente vero, perché non è da dare per scontato che ci si sappia, ora sembra brutto dire vendere, ma è vendere anche qua in un'accezione positiva, non sempre è in grado di veicolare un messaggio al meglio delle sue possibilità, quindi per esempio anche investire in questo senso nella crescita personale, anche questa sarebbe una cosa molto saggia da fare, avendo la possibilità di farla. Guarda, e l'altra cosa è che, scusa, dimmi. Dico, anche cominciando da YouTube, perché se vedi su YouTube che ormai c'è questa mania negli ultimi anni che la gente deve spiegare le cose, che per me è sbagliato perché svilisce anche il mio lavoro, vabbè, questa è tutta un'altra diatriba, però ci sono quelli che fanno i corsi di dizione completi su YouTube,
ci sono quelli che fanno i corsi di dizione, ti dico la verità, li ho sbirciati, per chi ha l'accento napoletano, per chi ha l'accento siciliano, perché quindi dico, guarda, l'accento questo qui c'ha questi difetti, difetti considerando la lingua parlata bene, la sfiga e la telefono, uno può anche mettersi da solo, cioè quindi anche senza spendere soldi, cominciare con le piccole cose che possono migliorare la gestualità, il saper presentarsi, come stare seduto, vabbè, poi ce ne sono milioni e milioni, tu lo sai benissimo, sì. Libri, basta anche un libro di 30 euro che può spiegare la psicologia dell'incontro, della percezione, li conoscerai, i vari metodi di psicologia per attrarre un cliente e via dicendo. Quindi insomma non c'è bisogno per forza andare a un corso che costa 800 euro. È vero, infatti. Ma anche in YouTube è un libro buonino di 30 euro e si inizia già a migliorare. Cambiamo di nuovo discorso perché... Ah, ok. Ma vai, sì. chiudi, dimmi. No, diciamo che la chiave è sempre quella, avere della curiosità, della voglia di fare e poi un'altra cosa, non aspettarsi, come spesso succede oggi, di ottenere tutto subito. Un pochettino, allora, ci può essere il colpo di fortuna o il talento indiscusso che per fortuna viene riconosciuto, però in tutti gli altri casi direi un pochino di olio di gomito ci vuole, nel senso non aspettiamoci che all'indomani della pubblicazione siano diventati tutti dei miliardari coi profitti dei nostri libri, puntiamo piuttosto anche a migliorare noi stessi, che può essere anche divertente come percorso, può essere stimolante tra l'altro. Sì, può portare a cose nuove, magari anche a nuove possibilità lavorative mai impensate. Dai, siamo arrivati allora, ma io prima di chiudere, che poi dobbiamo fare le FDQ, vorrei parlare di nuovo del libro. Ovvero, prima di tutto diciamolo che lo trovate anche su Amazon. Io solitamente la faccio molto più breve del solito, chiedo sempre alle persone di scegliere le case editrici, soprattutto quando sono libri italiani, editori italiani, per aiutare l'editoria, per aiutare anche tutta la filiera che c'è dietro, non perché io non apprezzi i super sconti che fa Amazon o le super offerte Prime, però comunque diciamo, se potete, se dovete comprare una cosa che viene dalla Cina, capisco, compratela su Amazon, ma se dovete comprare un libro italiano fatto in Italia, stampato in Italia, di una casa editrice italiana, allora magari potete prendere in considerazione di comprare, di fare un investimento. L'ebook vi costa tale e quale come su Amazon, qui, e non avete costi di spedizione. Oppure, se non volete spendere la spedizione, andate in libreria e lo ordinate. E fate bene così anche alla libreria. Sono pochi spiccioli, perché purtroppo un singolo libro non fa la differenza, ma se ognuno fa la sua parte, non è male. Invece, parlando del tuo libro... Tu hai detto che di Bram Stoker si sa poco, è vero, anch'io so pochissimo. Ti ho già tediato per un'ora, quindi sappi che già siamo all'una e siamo insieme da un'ora. Per me potresti parlare anche un'altra ora, però per gli ignorantoni come me, io mi sono andato a sborciare Wikipedia, ognuno mette l'accento dove gli pare, e ci sono diverse opere di Bram Stoker. Io adesso non voglio fare una domanda e tu mi dici, ah, Paolo, era proprio quella cosa che non sapevo. Ad esempio, dopo Dracula, lui ha scritto un libro che si chiama Il gioiello delle sette stelle, che mi sembra un po' tipo Il gioiello del Nilo, quello con Kurt Russell, no, chi era? Quel film d'avventura. A prescindere da questo libro, ti volevo chiedere quali libri ti va di citare che secondo te sono interessanti da leggere dell'autore, che ovviamente, mi compreso, quasi nessuno conosce. Quali libri mi va di citare? Allora, tu hai citato Il gioiello delle sette stelle, che è già interessante, cioè dico due cose che secondo me possono attirare. Allora, premesso che secondo me il capolavoro ovviamente è Dracula, e lui è molto bravo nei racconti brevi dell'orrore, molto belli. Per quel che riguarda gli altri romanzi, Il gioiello delle sette stelle secondo me può essere molto godibile e molto apprezzabile, perché ci sono tutti gli elementi giusti. C'è questo antico gioiello, c'è una sorta di mummia, c'è l'investigazione pseudosimile a Dracula, c'è il mistero, una sorta di reincarnazione, insomma, tutti elementi che possono incuriosire. Ma a parte Il gioiello delle sette stelle, di libri, diciamo, misteriosi
interessanti, chi più chi meno, da un punto di vista anche di rimandi storici e di rimandi all'Irlanda di quel periodo, ce ne sono altri, c'è il mistero del mare, c'è la tana del verme bianco, diciamo sono tutti romanzi un pochino misteriosi, a tratti un pochino più verso il giallo piuttosto che verso il gotico, quindi con dei misteri che poi in alcuni casi vengono risolti con delle spiegazioni razionali, in altri casi invece sconfinano un pochino di più nel soprannaturale. Quindi vuol dire che era un antesignano della Fletcher. Beh, allora non so se la direi così, però in realtà la crime story, quindi il poliziesco, è un altro degli elementi che per Stoker non era sconosciuto, tant'è vero che lo stesso Dracula inizialmente doveva essere un pochettino più vicino al poliziesco, poi diciamo che viene fuori un mix, perché se da una parte c'è l'indagare il soprannaturale con dei metodi pseudoscientifici razionali, cioè se da una parte c'è il soprannaturale, dall'altra c'è l'indagare quel soprannaturale con dei metodi pseudoscientifici razionali quasi polizieschi, per cui questo poliziesco o pseudotale viene ripreso poi in altre opere. Quindi i romanzi, secondo me, bene o male, ce n'è più di uno interessante. Ribadisco, Il gioiello delle sette stelle, il mistero del mare, che personalmente ho letto, secondo me è parecchio interessante, La tana del verme bianco altrettanto, e poi ancora, secondo me, a mio modesto avviso, più belli sono i racconti brevi, quindi piccoli racconti dell'orrore, secondo me scritti magistralmente, alcuni anche molto paurosi per chi ama avere paura, tra l'altro. Sì, ma vedo che ha scritto davvero tantissime cose, anche saggistica, sì. È stato anche lui alla saggistica, tantissimi, sì, racconti e romanzi brevi, quindi li chiamano corto romanzo qui su, sì, su Wikipedia, tipo L'ospite di Dracula, che, esatto, è tornato sul luogo dell'omicidio, anche lui non ha potuto fare a meno, si era dimenticato di mettere nel libro questo ospite che probabilmente dopo tre giorni puzzava e l'ha levato dal romanzo, ha detto no, teoricamente dovrebbe essere in realtà una sorta di prequel, ma tu facevi allusione alla saggistica, allora lui scrive anche delle cose relative poi al suo tempo a livello proprio anche politico, sociale, perché se mi chiedi di dire qualcosa velocemente di Stoker, sì, per l'appunto, una delle cose più interessanti è che fu un uomo molto sfaccettato, molto curioso, e torniamo sul valore della curiosità, e molto poliedrico, quindi scrive anche del suo tempo, delle questioni politiche del suo tempo, fu molto molto interessato alla questione irlandese, ovviamente essendo irlandese, sì, e fu, diciamo, un moderato, nel senso che pur tenendo alla sua terra cercò sempre la via dell'integrazione e della mediazione. E l'altro elemento, lo dico velocemente, da non sottovalutare, e lo dico anche da amante del teatro, è tutto quello che è l'influsso teatrale in Stoker, perché, cosa che non abbiamo detto, Stoker fu molto vicino all'attore del tempo Henry Irving, attore impresario teatrale Henry Irving, lavorò per tantissimi anni al Lyceum Theatre di Londra, seguì Irving nelle tournée teatrali e l'opera di Stoker è impregnata di teatro, quindi ci sono anche delle bellissime immagini che definirei pittoriche, che risentono positivamente di tutto uno gioco di luci, che in quel momento anche le luci venivano migliorate, ampliate nel contesto teatrale, e sono delle immagini bellissime, per cui insomma Stoker fu non solo scrittore, fu giornalista, fu uomo di teatro, fu addentro alla politica, si laureò in legge, fu vicino al mondo medico, perché tra l'altro aveva un fratello medico, e quindi all'interno delle sue opere inserisce anche dei progressi medici del tempo, per cui leggere quello che scrive è un'immersione in più settori e in più aspetti e sfaccettature del suo tempo.
Senti, prima di passare alla fase finale, un'ultima curiosità che magari tu hai inserito nel tuo libro, che potrebbe, come dire, incuriosire, invogliare a comprare questa tua opera di analisi sia del romanzo che ovviamente della vita dell'autore. Insomma, qualche curiosità che vuoi dire, che non molti sanno, che magari è legato all'autore. Ma curiosità legate all'autore, allora fu per esempio molto amico di Walt Whitman, fu amico di Oscar Wilde, è vicino alla famiglia di Oscar Wilde. A livello di aneddoti, ti posso dire che per molta della sua infanzia fu malato e allettato. Proprio nel periodo in cui rimase allettato così tanto a lungo, ascoltò i racconti della madre che raccontava di figure spettrali magari del folklore irlandese, che raccontava di epidemie di colera passate, eccetera, eccetera. E pare che questi anni allettato ad ascoltare tutte queste storie abbiano alimentato la sua fantasia e abbiano portato poi all'elaborazione di certe opere e racconti. Altro aneddoto, come ti dicevo prima brevemente, c'è chi dice che l'idea di Dracula gli venne dopo un incubo in seguito a una scorpacciata di gamberi. E cos'altro? Allora, guarda, sei venditrice, quindi ti chiedo, tipo proprio in sì. 30 secondi, di vendere il tuo libro, di trovare una frase, una per dire compratevelo, perché c'è questo, perché c'è quello, perché non c'è questo, perché vedi tu, io ti do questi 30 secondi, un minuto, vai, partiamo da uno, due, vai, da adesso. Allora, compratelo, perché è ora di sfatare questo falso mito sulla saggistica che non può essere affrontata se non con difficoltà. Compratelo perché vi stupirà e ci troverete degli aspetti che non vi aspettate e vi porterà a leggere il romanzo. Non scoraggiatevi se il romanzo non l'avete letto, perché ci sono tutte le chiavi per poter leggere il saggio anche senza aver letto il romanzo, e ovviamente leggere il romanzo subito dopo, cosa che consiglio. E aggiungo io, all'interno del tuo lavoro trovano anche spunti per leggere anche altre opere di Bram Stoker, che poi è un po' la cosa fondamentale. Non vi fermate solo a Dracula, e anch'io ovviamente recupererò e magari parto proprio dai Sette Sigilli delle Pietre, là, come si chiamava il libro? Sette Stelle, vabbè, dai, ce l'hanno detto. Ok, sì. Sara, allora io ti ringrazio di essere stata con me. Ricordo a tutti quelli che hanno visto questo altro bellissimo puntatone, che ormai ti faccio durare un'infinità, che in descrizione, nel link che trovate sotto, ci sono le FDQ. Le FDQ sono le infrequenti dei dragoni queste, dove io faccio un po' di domande alla persona che con me ha fatto questa bellissima chiacchierata, e ovviamente scoprirete qualcosa in più magari della persona oltre che l'autrice. Ringrazio tutti quanti di essere stati con noi e ringrazio te, Sara. Grazie a te, è stato molto piacevole, molto interessante. Buona giornata e grazie ancora. Ciao a tutti, grazie.